Eccoci qui anche quest'oggi. Buongiorno amici, benvenuti al database di Alteria e la mia socia Ketty. Buongiorno, buongiorno a tutti. Tutto bene, tutto a posto? Tutto bene, tutto a posto. Arriviamo da un super weekend, quindi ne parleremo. 338 81 11 877 per mandare i vostri sms. Già che ci siamo, lo diciamo: Alteria e Ketty, Ketty Alteria, Facebook e MySpace. Venite via ad aggiungere. E allora, detto questo, i contatti vi li abbiamo lasciati. Vi ricordiamo che questa sera a Milano ci sarà una grandissima band, torna, speriamo, in gran forma. Pare che gente che l'ha vista un paio di mesi fa diceva che sono assolutamente imperdibili. Noi non ce li perderemo, lì andremo a vedere, stiamo parlando degli Stone Temple Pilots. Chi, scusa? È stato poi gli Stone Temple Pilots. E poi abbiamo anche così appena superato un weekend all'insegna della musica, quindi parleremo anche di quello. Nel frattempo però, nell'attesa degli Stone Temple Pilots, ci andiamo a vedere Between the Lines. Così. Scott Weiland, il dandy Scott Weiland e il suo progetto Stone Temple Pilots questa sera all'Alcatraz di Milano. Questo concerto ha vissuto un po' di diatribe logistiche, perché inizialmente era stato messo a Sesto San Giovanni all'area Carroponte, poi pare fosse stato spostato al Paralido. Ora invece è ufficiale questa sera Alcatraz di Milano, ore 21, insomma più o meno intorno al Collegallino, oramai si suona a Milano. Detto questo, alle 21 ci saranno gli Stone Temple Pilots. E a proposito di musica e di weekend, parlavamo di Gods of Metal. Sappiamo anche che c'è stato un evento, l'MTV Day, sempre a Torino, che ha proposto un duetto fighissimo che ti do l'onore di annunciare. Guarda te che associazione. Allora, ieri sera per un attimo abbiamo visto insieme Carmen Consoli e la grandissima Patti Smith. E quindi, partendo da questa cosa, da questa accoppiata perlomeno singolare, sì, la domanda che vi facciamo quest'oggi è: anche se non siete musicisti, per un attimo immaginatevi con una vostra ipotetica band, o se l'avete, tanto ancora più facile, tanto meglio, su un palco, con chi vi piacerebbe duettare? Mettete a fianco voi, con la vostra band, l'artista con il quale vi piacerebbe condividere il palco o suonare una canzone. Potete anche dirci a questo punto quale canzone, esatto, vi piacerebbe suonare insieme a lui. 338 81 11 877, quello è il numero per gli sms. E intanto salutiamo il buon caro vecchio Jack. Ciao, soprattutto vecchio Jack. Ciao Jack. Ciao ragazzi. Allora, tu weekend musicale hai visto qualcosa? Ti sei goduto qualche esperienza tra Gods of Metal, insomma, da altri eventi? Sì, sì, ho visto l'Argentina. Hai visto l'Argentina, perfetto. Ecco, non parliamo di calcio perché sennò ci deprimiamo. È meglio. È molto meglio. E allora, leggici qualche sms, dai. Dai, dai. Non ce ne sono. Ecco, perfetto. Ma come non ce ne sono? Nessuno che ci saluta. Allora, ragazzi, va bene che è estate, però non è che possiamo essere così poco reattivi. E quindi, aspettando i vostri sms e deprimendoci un pochino, a questo punto andiamo a sentirci Ozzy Osbourne, che tra l'altro è uscito con un nuovissimo disco e un singolo che fa paura, ma non è questo. I Don't Wanna Stop è questo, ma non è il singolo. Però sono tutti belli quelli di Ozzy, va bene? Quello ve l'hanno andato a cercare voi. Ecco. Super, super nonno Ozzy, grandissimo, grandissimo. Allora, ritorniamo a noi, quindi velocemente ribadiamo il concetto: con chi vi piacerebbe duettare, avere insomma un'esperienza sul palco. Questo riguarda soprattutto le persone a casa che fanno della musica, che si occupano di musica, che suonano in progetti musicali, ma anche chi sogna ad avere un progetto musicale. Aggiunga a questo sogno il sogno di un eventuale duetto con qualcuno. Chi? Tutto ciò nasce dal concerto che abbiamo visto ieri di Carmen Consoli, che ha avuto l'onore e la fortuna di duettare con la grande Patti Smith, una Because the Night proprio fuori dalle righe, stupenda, fantastica, con la Smith che alla fine sputazza tipo il whisky dal palco. Sì, è stato bellissimo. Molto, non so se questa cosa si vista in TV, no, però io l'ho vista perché ero lì, cioè l'avevo tipo di fianco e da di lato proprio si è visto questo oggetto marrone che usciva dalla sua bocca. Che bello, sono cose bellissime. Rock and roll tutta la vita. Senti, sì, sì. Jack, vediamo se abbiamo stimolato la creatività dei nostri ascoltatori a casa. Vai di SMS. Mi piacerebbe fare un duo di chitarre con Slash, oppure suonare con Ozzy Crazy Train. Un grande bacio, Oliver. Ciao Oliver. Ma sai che a proposito di Slash, adesso a proposito anche di Stone Temple Pilots, Scott Weiland è tornato con i Stone Temple Pilots, Slash tornerà con i Velvet Revolver e cerca una nuova cantante. Ecco, per esempio, mi piacerebbe tanto duettare con Slash. Se mi vuoi, sono qui, se mi vuoi. Vai, Jack. Ciao ragazze, io un duetto con il mito vivente David Gilmour sulle note della leggendaria Comfortably Numb, la Pulse version. What else? Guarda, hai detto tutto tu, noi aggiungiamo, è stato anche il brano con cui l'altra sera abbiamo chiuso un DJ set che ci siamo ritrovati a fare in quel di Rovigo, 25 giugno. Sì, è un brano di quelli da magia, da sogno, da
E quando si è avvicinato tra l'altro un ragazzo quella sera chiedendo ma chi sono questi, l'hai picchiato? No, l'ho picchiato. È stato sodomizzato. E c'è un cartello con tipo Cathy Wanted, perché io credo di avergli fatto molto male. Vai Jack. A me piacerebbe suonare Poison con Alice Cooper, il mio grande idolo. Appunto. Ma sì, poi le scelte sono tantissime. Io per esempio molto spesso quando fantastico sull'uscita del mio disco, che non avrà mai probabilmente, mi domando chi mi piacerebbe metterci dentro. Sai, le ospitate, i cori. Io penso che la prima persona che chiamerò sarà Pino, ovviamente Pino Scotto, però insomma ci sta. Ah guarda, anch'io Ah sì. Tu con chi vorresti duettare? Non sentiamo. Lo so, ci sto pensando. Vabbè, meditiamo. Meditate. Vai Jack. Ieri al Gozo Metal è stato pazzesco, veramente figo. Io voglio duettare coi Pancreas. Grandi Pancreas. Che erano al Gozo Metal, tra l'altro, sicuramente. No, i Pancreas sono veramente una botta di vita. Poi adesso, a prescindere, ci ritroviamo sempre a dire dal genere che uno predilige o meno. Però loro effettivamente sono carichissimi e sul palco sicuramente con i Pancreas ti diverti. Poi il resto è appunto preferenze di genere, ma loro spaccano. Apriamo un attimo la parentesi, già che l'hai fatto da casa. Gods of Metal, tante polemiche su sto Gods che dicevano ci sono dei gruppi un po' di secondo piano nel metal, c'erano solo i Motorhead solo, cioè per molti. Così, se ci siete andati, a parte questo amico che ci ha fatto sapere, dateci qualche info in più, siamo felici di sapere. Esatto, vai Jack. Ultimo, a proposito di Stone Temple Pilots, io vorrei suonare con loro Vaseline e Blush, due canzoni stupende. Sarebbe il massimo, saluti e speriamo di vederci stasera. Eh beh, certo. Probabile, guarda, anche Creep, probabile. Già che ci siamo. Anche Creep, esatto, anche Interstate Love Song, che è stata per sempre, da sempre, la canzone dei miei sogni. No, ecco, sì, loro sono un progetto proprio valido. Poi gli Scott Weiland ha un carisma pazzesco sul palco, quindi io sono molto molto curiosa di vederli. Ho trovato il mio duetto dei sogni e chiaramente sono monotona e banale. Lanciamo il video, quindi prossimo video. Vai, dopo. Dicevamo, rimaniamo in tema rock, loro contano e come si contano. Sono tra i numeri uno sicuramente della scena moderna, si chiamano Korn e questo è Blind. Altra band che dal vivo tra l'altro spacca il culo ai passeri, loro sono i Korn, li abbiamo appena visti con Blind, bellissimo brano, io oggi ce la posso fare. Sei stanca? Sono molto stanca, arrivo da un weekend. Prova, afonia, portami via. Sono molto stanca, weekend devastante, ma ne valsa la pena, appunto. Ketty Alteria, Ketty e Alteria ne approfittano, tra l'altro, per salutare tutti i tantissimi amici che sono venuti a Rovigo, lo dico così con la R, a salutarci. Io ho perso il conto, ma è venerdì sera, saluti. Tu sei Ketty Alteria, io sono Ketty Alteria. Sì, no? Perché la gente si chiama Ketty Alteria, questa cosa è abbastanza. L'altra volta ero al mare in pigiama. Ero al mare in costume, sono andata al bar in condizione che non sto nemmeno. Ciao, ma tu sei Ketty Alteria? Sì, sono io. Vabbè, comunque ritorniamo a noi, parliamo dei vostri duetti del cuore, con chi vi piacerebbe salire sul palco, sentiamo Jack. Go. Ciao Alteria e Ketty. Ciao, ecco. Se potessi io vorrei suonare con gli Skid Row, la vecchia formazione però. E Alice, che è qui con me invece, con Pino Scotto. Baci da Alessandra e Alice. Ciao Ali, guarda, tra l'altro gli Skid Row tornano il 2 dicembre in quel di Bologna, io ci andrò e proprio lo posso dire che ci vado, perché mi è stato regalato un biglietto. L'hai detto anche lunedì scorso, ormai la vecchiaia ne sai qualcosa, bastarda, subito che mi bacchetta. Vabbè. Ketty Alteria sono vecchie. Detto questo, sì, schiderò tutta la vita. Farti bravi e forti. Vai. Sono Tatiana. A me piacerebbe duettare o partecipare a un video con Pino Scotto e la sua band. Sarebbe fighissimo. E dopo cenare insieme a lui. Baci a tutta Rock TV. Pino Scotto rule.